Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale di Genetic DNA e con questo nuovo gioco che voglio proporvi, ovvero Fight Night Champion. L'ho trovato nella mia Xbox, in un gioco che avevo praticamente preso EA in Sports, it's in the digitale. game. Questo è un gioco di box, ma che ha una storia dietro. Infatti noi impersoneremo questo pugile di nome Andre Bishop, dove ovviamente non accetta di lavorare per un manager stronzo e viene sbattuto in gabbia, in galera e niente. Questo gioco è completamente in inglese, quindi boh, non mi ricorderò più che cazzo devo fare. Niente, speriamo che vi piaccia, è un gioco un po' vecchio del 2011, però dai, è divertente, era per cambiare un po' tipo di gameplay. Andiamo col Champion Mode e via. You caught you with one there, huh? It's okay. It happens. This is boxing, after all. It doesn't matter that you got knocked down. You can get him back in the next round. You did the right thing, though. You took your time and you got back up. Your father would be proud of you. That's what champions do, Andre. They get back up. Fight Night Champion. Siamo già praticamente, iniziamo già subito al tappeto in questa prigione. Porca miseria. Una piccola premessa, ho notato alcuni bug. Ovvero praticamente io finisco di premere i tasti e lui va avanti a tirare pugni. Però vabbè, sarà che c'è poche parole, io continuo a premere i tasti per i pugni, mi fermo e quello va avanti a tirare altri 3-4 pugni. Si vede che vabbè, è un po' in ritardo. What do you hit me with? His head. Faccia di merda. Here's a penitentiary, son. Tatuato. Pelatone mio. Spacco il culo. You got one round. Knock the fucker on his ass. Knock the fucker on his ass. Spacchiamo il culo al pelatone nazi. Forse, se mi ricordo. Allora, com'è che era? Vediamo un po'. Ah, cos'è? Pam, pim, patapim, papam. Sì, sì, vedi. Avete visto? Io ho smesso di tirare i pugni e lui è andato avanti a tirare altri 2 o 3 pugni. Ecco ancora. È bravo Pirla. Vieni qua, non scappare. Ah. Che c'entra? Sì, ok, diciamo che i slow motion dell'impatto non sono esattamente preciso, non è un giocone della Madonna, cioè, però è divertente tanto per fare qualcosa di diverso. C'ha un bel po' di baghettini, ma oh merda. You look real good out there. Ecco cazzo, figli di madoncina. We're really brutte vacche. Ok. Ottimo, la mano. Sì, sì, beh, sono solo un pugile, rompimi pure la mano.
poi nel corso della storia capirete perché siete in prigione. I don't wanna die in prison. Easy, easy, son. Don't try to talk. Just take it easy now. You're lucky they left you breathing. I wasn't always this lucky. Bene, torniamo indietro di 4 anni, dove il nostro Bishop è all'esordio. Infatti è ancora lì, vedete, negli amatoriali con il paraculo lì in testa. Il mio manager, allenatore. Ciao amico. Bene. Io sono quello blu, che adesso subisco tantissimo perché non mi ricordo come cazzo si è diretto di me qua, che testo. Se concio come un'anguria. Forse. Vedete che io tiro molti pugni a vuoto, ma spesso io mi fermo, ma lui va avanti, vabbè. Invece molte volte lo evito, cioè lo rato io proprio. Posso picchiare l'arbitro, no? Merda, ma c'è entrato in pieno. Copriti, scappa, beduino. Yeah, he's gonna leave himself more wide open. Right now, he'd be better off not throwing, just defending. Scored well with that straight left. He gets hit, but he gives it right back. Don't let him get to it. Right hand over the top, very accurate with it. Right to the head with that right. Sending out the power shot. It was a straight left hand. And he returns on that exchange. Ma la vacca, beh. Zoning in with the overhand left. Mi sto facendo massacrare come un povero pirla. Per fare un po' di spettacolo, dai, facciamo finta che è per lo spettacolo, per il nostro pubblico, se no si annoiano, se lo battiamo tipo Pam e lui cade per terra, no? Cioè, hanno pagato biglietto, facciamogli vedere uno spettacolo. Veda bene, che schifo. Mi piace il berrettino del mio allenatore, manager, scusa poi. Tutto. Go out and get him. Go out and fight this guy. Take it to this guy. Eccoci qua, secondo round. Bishop's recuperative powers are right here. Qualche volta uia, pizza. Andre Bishop is not showing the reserve of energy. La vacca schifa. Yeah, you just wonder if he was a little overconfident. Did not prepare properly. Didn't do all his work in the gym. Well, the 9-time gold medalist Joel Savone has not been in a position like this often. Quello praticamente. Has built up a big lead. Bishop staying away from trouble. He's out there on the outside. Savone's taken a lot of punishment with the right hand. Teddy, you've said many times, it's where you put your own head when you get hit by those right hands. Well, one place I can tell you where not to put it, in the middle. And he needs to move it to the left, outside that right hand. And now he's... Wow, bam, what a right hand bam. He just got caught by. Big shot. Wow, e l'abbiamo tirato giù. Colpi d'impatto completamente fuori sincro. Qua l'ho preso non so dove, all'aria. So now the
E lo stronzo si rialza, te, si rialza. Si protegge. Forza, forza. Vai così. No, sono stanco. Mi sta scendendo la stamina. No. Maledetto. Very nice work to the head. The right hand landed. To, pigliatelo. Oh, porca merda. No, meno, ci ha tirato giù, maledizione. Dovremmo rialzarci, rialzarci. Non riesco più a parlare. Mi è dato un pop al cervello. Allora qua com'è che è? Su. Calmati. Sì, sì, ci vedo, ci vedo. Te faccio il culo. Perché qua praticamente la foga non serve. Io sbaglio perché praticamente lo sto staccando troppo invece di studiarlo. Ti è andata bene, eh? Ti ha salvato la campanella. Ti ha salvato la campanella. Ok, mi è arrivato un invito, ma non posso adesso. Sto giocando, cavolacchi. I think Joelson, big shot there. Wow, is this good stuff? What's porca vacca, mo stai giù perché tere meno. Joe, that's incredible. And the knockdown earlier actually set up this knockdown because his opponent, he got a little reckless, a little careless. Merda, si rialza. Ah no. E abbiamo vinto questo round. Quindi avremo... Eccoci qua. Bishop is your gold medalist here at these World Amateur Games. E vai. Andre, how does it feel to be named fighter of the games? It's terrific, honestly. Being voted fighter of the games. Yeah, baby. It's an honor. Gold medal, baby. Yeah. Pazzo schizzato, fratello. My big baby brother Ray. Hey, big baby Bishop. I'm a fighter too, and one day I'm gonna be right where he is now. Like I was saying, it's a lot of talented boxers out here, and it's an honor just being here. Hey, Bishop brothers are in the house. Big baby Bishop, what? It was a fabulous tournament. Ecco lui praticamente lo stronzo che mi sbatte in galera. Eccolo lì, è il Terminator. Guarda, lui è figo, è tutto tatuato. Isaac, are you disappointed that Andre Bishop won Fighter of the Games? Disappointed? I'm the heavyweight gold medalist. No one went the distance with me. Nobody here could ever go the distance with me. I am the best fighter at these games. Sì. Come se la tira. I am the best fighter at these games. Ma le faccio il culo, stronzo. Both these young men could have very bright futures in professional boxing. Bene, qua praticamente dovremo allenarci. Questa nostra palestra, sì, lo so, fa cagare, sembra la palestra dei poveri, ma oh, si mette sempre dai bassi fondi. Questo è il mio sparring partner. Dove, lasciami stare, che cosa fai? Finocchio, mollami. Come cazzo si faceva a staccarti? Oh, ma non ti permetterlo. Ti faccio top pim patapam patapim pum pam. Ecco, poverino. Poraccio. E vabbè. You okay? Beautiful kid. You got your father's power. He certainly does. His father hit like a heavyweight too. Faccia de merda. Gus, despite our differences, I've always said you're one of the best trainers in the business. I don't care what you say about me, Queen. Always nice to see you, Megan. Always nice to see you too, Gus. I'm bringing my daughter into the business. You know how good she is. Mi spiegate una cosa, cioè questo stronzo qui è quella è sua figlia, cioè dove che è adottata. And let Megan and I concentrate on Andre's career. Thanks, but I think I can handle. Sì, mi segue nella mia carriera. Vuole? Cos'è? Certo. I can do that. Se vuole. Thanks, but I can handle. Did this old man ever get your father a title shot? He was on his way! The only way to the title is through me. Not if nobody can beat me. Oh, you think so?
You don't know who you're fucking with. Dad. You've been listening to this stupid old man. Dad. You don't know who you're fucking with. I apologize. Now, you have no reason to apologize. But your father, on the other hand, he chews fighters up and he spits them out. Gus, if we just... Megan, you're a good egg. But no way are we getting in bed with D.L. McQueen. I respect your decision. Lucius Palmer likes to run, but he'll get aggressive at the end of each round. He's good at stealing fights. Good luck, Andre. Thanks, Megan. She's right about Palmer. She's a smart girl, that Megan. Bene, ragazzi, questo primo gameplay finisce qua. E niente, se vi piace fatemelo sapere che continuo. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA.